finalissima del campionato italiano IRA FISE sponsorizzato da Elementa, secondo giorno di competizioni, e abbiamo con noi un grande campione, perché questa sera Mattia Cosio non solo ha vinto la non pro, non solo ha vinto l'intermediate non pro, ma ha anche finito al primo posto ex aequo nella categoria NRHA non pro. Wow, raccontaci un attimino del tuo cavallo. Allora, questo cavallo non è un mio cavallo, perché è un cavallo di una mia amica che ha sempre montato lei. Ok. E che quest'anno abbiamo deciso di iniziare questo percorso insieme, visto che io ero fermo, che il mio poliedro è in addestramento. Ok. Così come è un gioco, perché non pensavamo di arrivare a questi risultati. Possiamo sapere chi è questa amica? Ilari, che è lì, che è la proprietaria. Ciao Ilari, poi dopo ci viene a raccontare due cose. E quando poi abbiamo visto dalle prime tappe che il cavallo davvero era un bravissimo, si sapeva che era un bravissimo cavallo e ha sempre dato questa conferma, abbiamo continuato il percorso, anche se non doveva continuare, e ci ha portati fin qui. Cavoli, tu in quale associazione regionale ti sei? Lombardia. Lombardia? Sì. Ok. Quindi quante tappe hai fatto per... Abbiamo fatto solo tre tappe, le prime tre, le abbiamo vinte tutte e tre, e poi il cavallo ha avuto un piccolissimo infortunio, okay. Abbiamo dovuto fermarlo per qualche mese. E poi siamo venuti direttamente qui. Ma con chi monti? Questo cavallo con la Roberta Dubini. Ah, ok. Mm-hmm. E dove tieni? Cioè dove? Dove è lui, sì. Okay. In pensione e in addestramento lì. Ok, com'è la Roby? Bravissima. Tantissima pazienza, soprattutto con me. Ah sì? Ci è voluta sì. Tanta pazienza, perché? No, io sono uno molto perfezionista che guardo sempre ogni minima cavolata, a me non va mai bene. Anche se lei comunque continua a dire che va bene così. E no, però è molto brava, mi segue in tutto, mi ha sempre seguito. Poi io sono molto vicino a questo maneggio, quindi tutti i giorni siamo insieme, montiamo insieme. Quanti anni sono che monti cavalli da reining adesso? Che monto cavalli da sempre. Da reining sono 10-15 anni. Quindi proprio una passione. Sì, è una passione. Ok, programmi adesso con Ilari, e come si chiama il tuo cavallo? No, per noi, per noi è storto, perché poverino era nato stortino e tutti lo prendevano un po' in giro. In realtà ha tutto tranne certo, che certo. Adesso programmi per lui, ci sarebbe la pensione, che però okay. Un po' ci dispiace metterlo in pensione, perché veramente può dare ancora tanto, secondo me, anche se l'età lo frena un po', perché comunque quanti anni ha? Andrà nei 13, però. E quindi vediamo, l'anno prossimo in programma ci sarebbe il derby in Germania, che però si vedrà poi come starà lui, se lui sarà in forma. Due medaglie d'oro e vincere la non pro, a pari merito tra le altre cose con la Sabine, quindi avete combattuto insomma. Come ti senti? No. In una parola. Felicissimo, okay. E sinceramente non ce l'aspettavamo un punteggio così, assolutamente. Beh, è stata una bellissima gara. Chiamiamo un attimo Ilari. Partner in crime. Esatto. Ilari, di due parole a riguardo di... Come ti senti? Ah, non ho il fiato. Né fiato, ho tenuto la salivazione a zero per tutta la gara, sinceramente. Sono contentissima, sapevo di avere un bravo cavallo. Ma sono contenta che Mattia ha tirato fuori quello che poteva dare, insomma. Bellissimo. Vi facciamo i complimenti. Grazie mille. Date un bacio storto da parte mia. Sarà fatto. Grazie mille. Ciao.